Burrasca con venti impetuosi da tramontana, Adriatico in collera, nella primavera mareggiata alle porte d'inverno. Costa minacciata da forti correnti, onde che hanno superato i 3 metri d'altezza. Il solito pericolo di erosione, un fenomeno sempre più marcato, senza interventi risolutivi. Il mare avanza, gli stabilimenti balneari restano a rischio, la Via Verde inerme nei tratti già completi, in attesa di investimenti mirati con barriere frangiflutto, radenti, altre moderne soluzioni a mitigare il fenomeno. A Vallevoa ha comunque funzionato il recente lavoro di posa di enormi massi a difesa dell'ex tracciato ferroviario, in 2 punti prossimo al collasso, con sifonamenti e frane. La mareggiata è stata arginata, la Via Verde non ha subito crolli o interruzioni. Altre opere di difesa sono in programma nei tratti dall'erosione più evidente, con interventi straordinari finanziati dalla provincia di Chieti. Ciottoli e sedime in più segmenti hanno invaso la pista ciclopedonale nella dimostrazione della sua fragilità, dall'urgenza di interventi organici studiati, concertati. Il mare avanza, la politica è chiamata a decidere, eppure in fretta.